A Montauro la minoranza, Boccio la maggioranza. Abbiamo incontrato in questo nostro giro Roberto Sestito, capogruppo di minoranza insieme al Consiglio di Montauro. Tante le iniziative che stanno facendo a Montauro, sia buone che un pochettino cattive. Le sue valutazioni? Le valutazioni sta la cittadinanza e soprattutto gli elettori che hanno deciso di dare fiducia a questa maggioranza che, ahimè, purtroppo, soprattutto nel centro storico, ma anche diciamo, nella zona a mare, diciamo che per quanto riguarda i servizi primari, mi riferisco alla raccolta differenziata, a quelli che potevano essere i servizi di manutenzione del lungomare, del centro storico soprattutto, che è stato abbandonato, al di là del momento difficile del Covid, ma anche quest'estate che si poteva fare qualche manifestazione non sono state fatte, quindi non si è dedicato a quello che è, diciamo, la gente, soprattutto la gente di Montauro, vorrebbe di un'amministrazione, cioè le piccole attenzioni, per cui diciamo, nel quotidiano potevano essere espletate, cose che invece si riscontra un anno e mezzo di amministrazione, un dissenso totale e un abbandono totale, soprattutto, ripeto, nel centro storico, ma non viene meno la Marina durante il periodo estivo, perché l'unica manifestazione fatta è stata fatta su una parte del lungomare, favorendo alcune situazioni e quindi voglio dire, questo è comunque una sintesi generale di quello che è stato quest'anno e mezzo. È inutile che si vada magari a prodigare con la grande progettazione perché si continua a fare l'errore del passato, cioè grandi progetti o grandi promesse e poi abbandono totale a quelle che erano magari le esigenze e sono tuttora le esigenze dei cittadini. E quindi un'amministrazione da questo punto di vista, a mio avviso, fallimentare. Quindi lei boccia questa amministrazione comunale e diciamo che ci sono state poche iniziative anche nel periodo natalizio. Sì, se non io faccio parte della Proloco, in merito c'è stata fatta qualcosina, proprio su volontà di noi privati, di noi che sosteniamo diciamo, la Proloco da anni ormai, che si è dovuto anche in qualche modo impuntare per ottenere un minimo, diciamo, di sostegno, un minimo di riguardo da parte dell'amministrazione, perché si era arrivato a un punto di non ritorno e diciamo che lì c'è stato un piccolo, diciamo, gesto di recupero da parte dell'amministrazione con la Proloco e quelle due o tre manifestazioni fatte sono state fatte alla Proloco. Roberto, praticamente nel penultimo consiglio comunale la minoranza ha abbandonato l'aula, come mai? Guarda Saro, io ho abbandonato l'aula perché eravamo rimasti, poi alcuni errori si possono fare, però c'è sempre un limite di tolleranza e di legalità. Allora, un conto è a prodigare, parlare e poi un conto è poi agire. Avevamo messo a punto nei primi consigli comunali dove si evitava la burocrazia in quanto è inutile che si depositano gli atti al comune e poi magari vai a fare copie su copie e così come tramite PEC veniva ufficializzato, diciamo, la convocazione del consiglio comunale, avevamo ottenuto è richiesto gli allegati diciamo, del punto dell'ordine del giorno. Mi ritrovo una convocazione fatta giovedì all'una, intorno alle 13, io chiamo per 2 giorni, cioè sia venerdì che lunedì, per ritirare l'atto o farmele mandare, non trovo nessuno. È normale che io, poi erano anche atti, diciamo, alcuni atti importanti, non tutti sui 6-7 punti che c'erano, ma qualcuno era importante. Giustamente io ho abbandonato l'aula perché senza gli allegati non potevo comunque esprimere il mio voto favorevole o sfavorevole. Come pensi tu che si possono risolvere questi problemi? Se la maggioranza, diciamo, ti è vicina, è un conto. Se la maggioranza va da per sé, praticamente non potete fare niente. Guarda, io mi auguro questo, io già diciamo, ho fatto nell'abbandonare l'aula e nel fargli l'augurio di buon anno, gli ho detto che ci rivedremo con l'anno nuovo. C'è stato un primo già consiglio di una,
diciamo, che dovevamo acquisire e riconoscere un debito fuori bilancio, che io sono stato, diciamo, ammalato e quindi non ho potuto presiedere, sicuramente spinti anche da tante necessità e da tanti cittadini, perché nel rispetto della volontà del cittadino alcuni atteggiamenti miei sono stati molto pacifici e molto pacati. Quest'anno non sarà come il prossimo anno, perché lo merita Montaure e Montaurese, quindi una giusta e attiva minoranza, propositiva sì come questa, fino a questo anno, ma sicuramente non passeremo più sopra nessuna cosa su atti che sono stati fatti al limite anche della legittimità. Quindi questo che sia una chiarezza. O una forma di collaborazione per risolvere alcuni problemi, oppure una dura e forte opposizione per far sì che si facciano le cose giuste. Per chiudere, Roberto, gli auguri a tutti i montauresi. Gli auguri, intanto faccio gli auguri di questo buon inizio, diciamo, dell'anno, sperando che anche questa influenza, questo, diciamo, virus che pensavamo di uscirne, invece mi sa che siamo ancora al punto di partenza, con l'auspicio che comunque gli ospedali sono abbastanza, diciamo, alleggeriti rispetto all'anno scorso, abbiamo un minimo ancora di libertà. Cerchiamo di comportarci in base alle regole dette con la mascherina, farci i vaccini, che è la cosa più importante, e auguro un buon anno a tutti e anche all'amministrazione stessa.